Di New Salem. È bene che voi tutti lo sappiate. Ormai la corruzione dei nostri avversari politici è un fiume in piena che sommerge il nostro paese. Perciò, elettori, aprite bene gli occhi e votate compatti per me. E io, John Stewart, ve lo assicuro, saprò cacciare via dal Parlamento ogni dittatore come si caccia via un cane randagio dalla chiesa, e terrò fede all'impegno. And now, my friends, I bow to one of your own citizens of New Salem, who will address you, Father, on behalf of the great and incorruptible Whig Party. God bless it. Signori, cittadini, la mia presentazione è breve. Mi chiamo Abramo Lincoln. Agli amici che mi vogliono candidato alle prossime elezioni, io dirò soltanto questo. Il mio programma politico è liscio come un vecchio Walter. Aprire una grande banca nazionale e assicurare a tutti una vita migliore. Questi, in sintesi, sono i miei principi morali e politici. Se mi eleggerete, grazie. Se no, grazie lo stesso. Vero, bravo. Vedi qua che ci sono dei clienti. Buongiorno, signore. Buongiorno. Buongiorno. Fatto buon viaggio? Abbastanza. Sì, ma il peggio verrà ora. Non volete riposarvi un po'? Grazie, ma si fa troppo tardi. Dobbiamo andare. Ci siamo fermati solo per cercare della flanella. La potete comprare qui? Già. Ma siamo senza quattrini. Beh, me li manderete. È che non vorremmo far debiti. Qui leviamo il dente senza dolore, vendendo tutto a rate. Sei grande. Barry ed io passeremo alla storia come inventori del commercio a respiro. Se voleste dare un'occhiata qui dietro, si potrebbe magari fare un cambio. Beh, non so se vi conviene. Ci sono alcune vecchie cianfrusaglie e un marcio di libri piuttosto antichi. Libri? Sì, nel barile. Libri. Beh, entrate intanto nel negozio, io vado a dare uno sguardo al barile. Thank you.
Blackstone, commentari. Diritto. Oh, anche a me pareva un libro importante. A vederlo non sembra usato. No, perché lo tenevamo con cura. Già. Ma voi lo capirete? Forse riuscirò a capire qualcosa se spremerò le meningi. Legge. Legge. I diritti degli uomini e delle cose. Il diritto di vita, di dignità, di libertà. Il diritto di proprietà e di acquisto. Violare un diritto è reato. Ma perché non sul serio? Lo devo. Dovrei proprio decidermi a studiare. Riverisco, signor Lincoln. Ah, già. Ah, beh. Buongiorno, Ann. Ero in una posizione un po' complicata. Ma non temi che possa rovinarti la vista a leggere così? Il guaio è che quando io sto su, la mia mente è a terra. E quando io sto a terra, la mia mente è lassù. Ammesso che io abbia una mente. Hai una mente meravigliosa, Abe. Oggi il fiume è più bello che mai. Sei sempre un po' pensieroso, è vero? Il mio cervello invece è molto pigro e non vuol pensare. Papà dice che hai la testa sulle spalle e che sei stimato da tutti. Dice che sai essere molto divertente anche quando dici cose piene di saggezza. Tuo padre è davvero troppo indulgente con me, Anne. Ma io sono un po' come quei vecchi cavalli di cui tutti dicono meraviglia, ma nessuno sa che farsene. Farai molta strada invece. Anche perché sei ambizioso. Ambizioso? Tu hai una segreta aspirazione e non me lo vuoi dire. Può nutrire delle aspirazioni uno che non ha studiato. Lo sai che ho fatto appena le scuole elementari. Lo so, ma tu sei un autodidatta. Hai letto persino Shakespeare. Studi legge. Certo, sarebbe bello che tu venissi a scuola a Jacksonville quando io dovrò tornare in collegio, vero? Come sei graziosa. Anche se ho i capelli rossi. Certo. Sul serio? Adoro i tuoi capelli.
li ho colti a Bolingbri. Sono i primi di quest'anno, se li vedessi sbucare dalla neve, vivi e freschi. Presto il bosco ne sarà pieno. Ma tu non vedrai i tuoi fiori preferiti. La neve se ne va. Torna la primavera. Ed io, Anne, sono ancora qui. Se potessi consigliarmi tu, forse mi consiglieresti ancora di fare l'avvocato. Eppure, sai, non sono certo che la legge sia la mia vera strada. Ti sembrerò sciocco, perché fino ad oggi non ho saputo prendere una decisione, ma devi perdonarmi. Lo so quello che vorresti dire. Forza, Abe, se vuoi fare di te qualcuno. Avanti, deciditi. Fai vedere ai tuoi amici e a tutti cosa sai fare. Come vorrei accontentarti. Sai che cosa faccio? Interrogo la sorte. Se questo ramoscello cade verso di me, rimango qui a bivacchiare. Se cade verso di te, vado via. E faccio l'avvocato. Ecco, Anne. Anne, hai vinto. Hai vinto tu. Anche se l'ho spinto un pochino per accontentarti. Che fai di bello a Springfield? Vengo a fare il mio debutto da avvocato. Ma tu conosci la legge? Non tanto da far danni. Tribunale. È quello che voglio. E pagherai fino all'ultimo centesimo. Centesimo? Adesso sentirai. Sentirai tu. Veramente sentirete tutti e due. Now, Brother Woolridge. Brother Hawthorne here says you agreed to furnish him 2 yokes of oxen to break up 20 acres of prairie side ground. He did such. And that you were to align him to raise a crop of corn on another piece of land. That's right. But he never done one thing he promised. Not one. He claims further that when he talked to you about these promises, you did strike, beat, and knock him down. Pluck, pull, and tear large quantities of hair from his head. And that with stick or fist, you did strike him many blows on or about the face, head, breast, back, shoulders, hips. E in altre parti del corpo. E che vi esercitaste nel piccargli un imprecisato numero di dita negli occhi. Sì, a momenti me li cavava. E a titolo di risarcimento danni vi chiede un indennizzo di $250. Oh già, sicuro. Beh, amico Woolridge, che cosa avete da obiettare? Ho da obiettare che lui cercò da giocarmi con i buoi. Ora, in quanto a voi, amico Hawthorne, dovete al signor Woolridge $55.47 a rate settimanali di $1.50, più $90 che gli dovete per il noleggio di un cavallo e $100 che vi diede in prestito. Già,
Ma questo non l'ho mai negato. Ma a me sembra che un ragioniere, per calcolare che gli dovete $245 e 47 centesimi. Voi avete chiesto un indennizzo di $250. La differenza in più è esattamente $4.53. Guarda, neanche a farlo apposta, questo è proprio lo stesso ammontare della mia parcella. Datemi metà per uno e arrivederci. Trattamento da amici. Ma voi scherzate, piuttosto vado in galera. Ebbene, avete mai sentito parlare di quella volta che io afferrai due per il collo e li battei testa contro testa? Forse sarà meglio pagare. Non per paura, ma solo per non discutere più. Ben gentili. Vi assicuro che il solo modo per evitare una denunzia è il male alla testa. Ora, se non avete nulla in contrario, andrò a spassarmela un poco alla festa. Anche la più chiassosa delle feste è riposante in confronto ai vostri alterchi. Credetemi. Quella suona male. Suona molto male. Mia sorella è appena giunta da Lexington. Miss Mary Todd. Signor Lincoln, sapete che ho già sentito parlare molto di voi. Se è il signor Douglas che ve ne ha parlato, non oso domandarvi cosa pensate di me. Oh, ma c'è chi parla di voi con ammirazione. Mia sorella, per esempio, dice che vi presenterete deputato. Già potevo presentarmi, infatti, ma poi ho cambiato idea. L'avvocato Lincoln è grande amico del mio avversario politico Stuart. Gli amici dei nostri avversari devono guardarsi sempre dagli avversari dei nostri amici.
ho assaggiato la torta di mele e credevo che fosse quella di pesche. Ora devo lavorare a due mani, solo per non ripetere l'errore. Ehi, ridammi la mia frusta. Te la puoi scordare. Ma cos'è? La gara per la migliore torta. Potevo presentare una delle mie torte a sapere, signora Clay. Avresti vinto. Ma certo, voi siete in Lucky, you're hungry. By the time I get the apple down, the peach is smelling so good, I'm sure it's the best. So it goes. First one, then the other. Bella.
provo la stessa trepidazione di quella dolce e indimenticabile sera. Te lo ricordi, Adam? È passato un anno dalla sera in cui ti chiesi se tu mi volevi bene. No, non è esatto. Tu mi baciasti senza dirmi proprio niente. Già, ma ora che ci penso me lo restituisti. E con gli interessi. Non è così? Non è vero, non è vero. Sei un grande bugiardo perché non ti restituì niente, lo ricordo bene. Beh, se è così mi sei ancora debitrice. Adam, se ci sposassimo al più presto, mi faresti tanto felice. Anch'io non chiedo di meglio che sposare al più presto possibile. Davvero? Sono tanto contenta. Oh, Adam. A proposito. Let's hurry for the light to Tarvel, huh? All right. Only I wish it was going to be that fella spitting them rails again. I'm due for a bath. No, no. Andate a divertirvi, rimango io con la pizza. Ma restiamo noi. Vero, andate. Vieni con noi. Andiamo alla festa, fa presto, su. Prendi il soprabito. Ehi, me. Stai per un sorso? Ragazzi, non bevete più. Signori, mi dispiace che non veniate con noi. No, nulla, andate a divertirvi. Ma mi raccomando, ragazzi, niente imprudente. È morto. Mamma. Misericordia. È stracoltellato alla schiena. Lo sceriffo. Mamma. Get the sheriff. Ehi! Correte, correte qui! C'è un morto! C'è un morto! Matt! Adam! Matt! Sceriffo! Dov'è lo sceriffo? È proprio lui, l'hanno ammazzato, sceriffo. Com'è accaduto? Domandatelo quei due, lo devono sapere. Sicuro. Il coltello è il loro. È il loro. Interrogateli. Voi due sapete di chi è questo coltello? È mio. No, mio. E allora chi di voi ha ucciso White? Io. È Balzo, io solo. Lasciate che vi spieghi, mi minacciò con la pistola. Uno di voi due sta mentendo. Siate chiari. Nessun testimone? No, non mi pare. Io ero qui. Chi siete? La madre. Beh, chi l'ha ucciso?
Non ho visto. Adam, io lo vedo. In ogni modo li arresto tutti e due. La giustizia punirà il colpevole. Sicuro, bene. Andiamo, siete in arresto. Al Marquez, mi affido le funzioni di aiuto sceriffo. Mettiamoli al sicuro. Adam! Andiamo, fate largo. Dillo che tu sei il colpevole. Poi, accatenate il cadavere e prendete in consegna il coltello. E che nessuno si avvicini. Signora, siate calma. Chi siete? Il vostro avvocato. Qui c'è pane per i tuoi denti. A picchia forte! Siamo giunti a prendere! Dai, che fanno male i denti! Un momento! E lasciatelo parlare! Lincoln, levatevi di mezzo! Attiraglielo! Calma, calma! Ora sì che ho capito. È più conveniente parlare chiaro. Sicuro. Io sono un avvocato che comincia a guadagnarsi la vita. E voi mi vorreste soffiare sotto il naso i miei due primi clienti? Io non nego che anche voi abbiate ragione. Forse meritano la corda al collo. E siccome li difendo io, hanno molta probabilità di essere impiccati. Ma desidero solamente che questo venga deciso dalla giustizia. Ecco. Va bene, Abramo, ma vogliamo giustizia immediata. Con tutto il chiasso che abbiamo fatto, non ci scappa nemmeno un impiccato. Sì, ci vorrebbe, Mark. L'inconveniente è però che si possono impiccare una volta sola. Se vi prendete adesso questo disturbo, sarete costretti ad impiccarli una seconda volta dopo il processo. E questo va. La folla che vuol fare giustizia sommaria fa sempre paura. Per
perché sembra essere lanciata in un macabro gioco. E per giocare impicca uno che forse non è colpevole. Come giocano i bambini quando rompono un giocattolo. E così potremo linciarci tutti l'un l'altro se non crederemo più nella giustizia. Se siamo in tanti e perdiamo tutti la testa, ci macchiamo di colpe che ognuno di noi si vergognerebbe di compiere. Per esempio, prendete Geremia Carter. A Springfield non c'è uomo più mite di lui e altrettanto timorato di Dio. E non mi stupirei di sapere che andando a casa aprirà il sacro libro e sfogliandolo si sentirà migliore nel ricordare che i misericordiosi saranno benedetti. Posate quel palo che pesa come il male che volete fare. Così va bene, amici miei. Addio. I vostri muli. Proprio in gamba. Non abbandonate i miei ragazzi, vi prego. Non dovete disperarvi. Vi terrò d'occhio. Matt mangia pochissimo. Ma Adam ha sempre fame, è così giovane. Oh, la cucina dello sceriffo fa ingrassare tutti. Grazie. Ma ciò che avete fatto per noi stanotte è talmente grave. No, no, ve ne prego. Forse non sarò il migliore avvocato, perché non ho ancora molta esperienza. Ma se vi fidate di me, farò tutto il possibile. Tuttavia, sarei più tranquillo se ci fosse il mio collega Stewart, o se prendeste Douglas. Io non conosco nessun avvocato, non so niente. Comunque, andrò a procurarmi il permesso per parlare con i ragazzi. Uno di questi giorni verrò da voi in campagna e vi dirò come vanno le cose. Oggi, se mia madre fosse ancora viva, dovrebbe essere esattamente della vostra età. Ed io penso che sarebbe come siete voi. Proprio come voi. Buon viaggio e siate tranquilla. E voi fatevi onore, trottate. Thank you.
Permettetemi di complimentarmi, poiché non ho mai conosciuto ballerina più leggiata. Vi ringrazio molto. Ho saputo, a proposito, che Lincoln ha una profonda avversione per il ballo. Oh, ma in compenso è un buon parlatore. Però quando parla cerca solo di strappare gli applausi. Ma parlando è riuscito anche a strappare quei due alla folla inferocita. Ah, sì, ha una certa abilità nel manovrare una folla di esaltati. Ma politicamente non combinerà mai nulla di serio, di importante. Signor Lincoln, avete qualche grado di parentela con la famiglia Lincoln, della Virginia? Non saprei proprio dirvelo. Una famiglia molto importante, assai nota. Allora credo di poter escludere ogni parentela. La mia famiglia era nota soltanto alle galline. Signor Lincoln, da come vi comportate devo credere che al vostro paese sia la dama a chiedere un ballo al cavaliere. Ma qui è il contrario. Purtroppo il solo ballo che io conosco un po' è quello che si fa nei campi per condurre l'aratro. Signor Lincoln, sarei molto lieta di imparare questo ballo. Atletici, vi pregherei di farmi fare 10 minuti di questo ballo tutte le mattine. L'idea è buona. Venite, parlatemi un pochino di voi, signor Lincoln. Se vi fa piacere. Dove andate di bello? Sento la nostalgia della campagna, ecco tutto. Ve ne andate in giro in aria, sole, verde. Ma il verde l'ho con me. E dove l'avete il verde? In tasca. Ave, ti piace tanto questo fiume? A me sembra molto bello. Hai negli occhi una strana luce quando guardi il fiume. Ogni volta che passiamo di qui, sembri trasognato. Come si chiama quella specie di strumento? L'ho inventato, ma senza dargli un nome. Credo che avresti fatto meglio se inventavi il nome, invece di inventare lo strumento.
si chiama il motivo? Non si chiama, si suona. Ma mi sembri tu un po' suonato. Vantarmi, ma ero il primo boscaiolo del mio paese. Però non c'è mica male per un avvocato, vero? Qui ogni cosa mi ricorda i lieti giorni della mia lontana fanciullezza nel Kentucky. La nostra casa era come questa. Mi sembra di vederla ancora. Esattamente. Laggiù c'erano delle querce, dei meli. E qui una grande aia dove io mi rotolavo sotto i vigili occhi di mia madre. Come piansi quando dicemmo addio al Kentucky per trasferirci nell'Indiana. Il Kentucky è molto più pittoresco, ma da quando vi affluiscono gli schiavi negri è inospitale per noi. E poi quando vi vedo, rivedo le donne della mia fanciullezza. Mia madre mi guarderebbe certamente così, coi vostri stessi occhi. Sara, voi non l'immaginate che avevo una sorella della vostra età e si chiamava come voi. Ma morì dando alla luce un bambino. Ed amai una ragazza come voi, Kerry Sue, si chiamava Anne. E morì anche lei. Ebbene, avete finito di leggere? La mia lettera? Certo che ho finito di leggerla. Hanno scritto anche a me. Ma non so leggere, purtroppo. Datela a me, me la leggo io. Cara mamma, noi stiamo in buona salute e desideriamo che tu non stia mai in pena per noi perché non ci manca nulla. Non possiamo lamentarci affatto del trattamento. Il cibo che ci danno è sano e anche abbondante. Ma in tutto il mondo non si trova nessuno che sappia cucinare come te. Ma per la verità scrive la stessa cosa anche a me. È strano che Adam lo abbia scritto anche a Kerry Sue. Ce la passiamo discretamente. Lo sceriffo poi ha una grande ammirazione per me perché l'ho battuto molte volte a scopa. Cara mamma, è un vero peccato che non possiamo andare a caccia come sarebbe nostro desiderio, ma è una vera fortuna per la selvaggina. Sì, sono due cacciatori in gamba. Il prete viene ogni giorno a commentarci la Bibbia. Imparerò qualche salmo a memoria se non mi condannano prima. Cara mamma, ricevi da noi due tanti baci affettuosi e benedici i tuoi figli. Adam. Sara, volete farmi la cortesia di darmi qualche foglio di carta per prendere degli appunti? Di fogli noi non ne abbiamo,
ma c'è un almanacco nuovo, può servirvi per scrivere? Va benissimo anche l'almanacco, grazie. A proposito, dall'odore che sento, credo anch'io che siate delle brave cuoche. Ah, davvero? Vorrei però poter giudicare meglio. Beh, è un piacere se pranzate con noi. Grazie, Sara. Allora, vi dispiacerebbe parlarmi un po' dei ragazzi? Ma c'è così poco da dire. E di vostro marito? Oh, è morto da molti anni. Aveva appena finito questa casa. Credevo l'aveste comprata, e non è così. No, la costruì con le sue mani. Era talmente buono. Eppure finì così male. Un indiano ubriaco lo uccise. Ricordo che stavo a mungere. Adam spaccava la legna. Adam deve saperla usare, un'accetta. Sì, è tutto suo padre. Matt invece è più delicato. È che da bambino è stato male parecchie volte e perciò è un po' debole di costituzione. Signora Clay, chi dei due ha ucciso Scrob White? Non posso dirlo. Non so niente. Almeno di me dovete fidarvi. E poi non dimenticate che avete una tremenda responsabilità. A me dovete dire tutto. Dai. Io dovrei denunziarne uno? Ma perché vogliono assumersi la colpa tutti e due? Matt perché è il più grande. E Adam s'accusa perché Matt ha moglie e una bimba. Se vi decideste a parlare, potremmo almeno salvarne uno. No, non posso. Non lo farò mai. Avranno tutti contro. E so che il pubblico ministero sarà spietato. È inutile. Non posso. Lo so anch'io che non potete. Cominciamo pure. Siamo pronti. Silenzio, silenzio, silenzio. L'ottava sezione della Corte d'Assise dello Stato di Illinois dichiara aperta l'udienza. Presiede il giudice Herbert Bell. È pronto il pubblico ministero? Onorevole Corte, la pubblica accusa è pronta. Possiamo cominciare. Allora cominciamo. Scegliete i giurati. Voi siete Bilkey? Sì. A voi non piacciono i miei clienti, vero? No, senz'altro. E ditemi ancora,
Siete parente del defunto Jack Killian di New Salem? Oh, certo, sono il figlio. So che vostro padre era un bravo uomo e molto intelligente. E onesto, soprattutto. Per me Killian va bene, vostro onore. Clarence, che ne dite voi della pena capitale? Quei due li impiccherei senza processo, certo. Voi fate il maniscalco, eh? Sicuro. Beh, ho visto in giro moltissimi cavalli da ferrare. E quindi il vostro tempo è prezioso. Arrivederci. Potete andare. Conoscete gli estremi del fatto? No, signore, per niente. Ne avete sentito parlare da altri? Io no. Ma voi, se non sbaglio, fate il barbiere. Per servirvi faccio il barbiere. E un barbiere parla con tutti. Non io, io non parlo mai. Conoscete il pubblico ministero, signor Felder? Abbastanza bene. Credo che basti. Ah? Vostro onore, si sta perdendo il tempo. L'avvocato Lincoln dovrebbe sapere che non costituisce un intralcio procedurale il fatto che i giurati mi conoscano. Anzi, è meglio. Finché mi conoscono, poco male, ma i guai però cominciano proprio se qualche giurato non vi conosce. Oh. Silenzio, silenzio, silenzio! Basta! Andiamo avanti. Sembol! Sembol! Che ho fatto? No, niente, sedete. Sedete! Vi piace bere? Beh. Molto? In chiesa ci andate? L'impiccagione, la provate? Lavorate? Tighellonate? Ditemi. Se tutti i giurati fossero sinceri come voi, andrebbe molto meglio. Grazie, basta. Per me non c'è altro, potete cominciare. Signori giurati, non ammazzare. Questo dice il sesto comandamento e ancora una volta non è stato rispettato dalla malvagità umana. Non ammazzare. Matt e Adam Clay invece hanno ucciso un uomo. Hanno ucciso White. Due contro uno. E lo aggredirono proditoriamente. Due contro uno. E contro uno molto pacifico. Un po' a modo suo, perché litigava sempre con tutti, quest'uomo pacifico. Questo è vero. Lo ammetto. Ma Scrub White era un uomo. Un americano. E nelle sue vene scorreva il sangue ardente dei pionieri che si comportarono da eroi per far grande l'Illinois. Egli si è soltanto difeso perché lo avevano assalito due belve, ma Scrub White amava l'azzurro del cielo, amava la carezza del vento, amava la vita, ed ora è morto. E lì siedono i suoi biechi assassini, ma la giustizia
dovrà abbattersi inesorabilmente sulle loro teste. Siete matti? Occorre un processo regolare prima di impiccarli. Un verdetto. Proseguiamo. Con il vostro demagogico tono da comizio, fareste meglio a presentarvi alle prossime elezioni. No, amico Lincoln. Il dovere mi impone di invocare giustizia. Giustizia. Scusate. Ho l'impressione che ce l'abbia con voi. Nella mia qualità di pubblico ministero, i giurati, vi dimostrerò che gli imputati commisero il delitto in stato di completa ubriachezza e che fu l'alcol a risvegliare il loro istinto brutale e sanguinario. E quando ve lo avrò dimostrato, sono certo che voi, signori giurati, nella vostra sensibilità lucida e pronta, non concederete a quei criminali nessuna attenuante. Silenzio! Silenzio! Lo sceriffo Billings! Avanti! Giurate di dire soltanto la verità. Giuro. E niente altro che la verità. Sceriffo, dite, avete mai visto questo coltello? Certo, è quello con cui è stato ucciso White. Li vedeste nell'atto di usarlo? No, ma io... Allora dite solo ciò che avete visto e basta. Nostro onore, mi interessa che lo sceriffo renda nota ai giurati un'importante circostanza emersa a suo tempo nell'istruttoria. Mi è concesso. Per favore, sceriffo, voi esaminaste il carro degli imputati, non è vero? Esatto. Esatto. E che cosa ci trovaste? Una bottiglia di liquore, tre quarti o poco più. Hanno forse negato di aver bevuto quella sera gli imputati? Ah, no, hanno ammesso di aver bevuto un po'. E quanto? Un paio di sorci, mi dissero. Grazie, sceriffo. Niente altro. Dov'è la bottiglia? Nel mio ufficio. Vuota? Oh, ce n'è un po'. Quanto? Un bicchierino o due. Chi l'ha bevuto? Non ricordo. D'altra parte, si beve per dimenticare. E dite, White aveva la pistola? Era mio aiutante, doveva portarla. Sapete se tentò di usarla contro gli imputati? No. Non sapete o non la usò? Non lo so. Sceriffo, avete mai sentito parlare di quel tale che camminava in un viottolo di campagna con un tridente in spalla e che fu morso da un cane? Non so, ma non deve essere successo qui. Va bene. Allora voi ignorate che quel tale, per difendersi, diede un colpo di tridente al cane e disgraziatamente lo uccise. Il padrone del cane gridò: «Voi mi avete ammazzato il cane, signore!» Al che: «Già», disse l'altro, «ma mi ha morso!» «Beh», replicò il primo, «potevate colpirlo con l'altra parte del tridente!» Ma l'altro rispose pronto: «E perché allora il vostro cane non mi ha morso con la coda?» Oh, ma mica male, eh! Ape, racconta quella del mulo! Se direi come puppa! Avanti, Lincoln. Ora, sceriffo, mettete i due imputati al posto di quello col tridente. Il coltello al posto del tridente, Scrob White al posto del cane, e al posto dei denti del cane vi prego di voler mettere la pistola di Scrob White. Ebbene, dite, non vi sembra che sia stata legittima difesa usare la lama del coltello?
dato che Scrog White non usò il calcio della pistola? Vostro onore, mi oppongo. Chiedo che certe strane esemplificazioni della difesa non vengano messe a verbale. Non siano verbalizzati gli argomenti della difesa e la giuria non ne tenga conto. Allora, signori giurati, cercate di dimenticare il cane. Questo è tutto. No, un momento. Dunque voi non siete in grado di affermare positivamente che Scrub White abbia fatto uso della pistola? No, signore. È chiaro. Ma è vero che non c'era più la pallottola in canna? È vero. Ma non vedeste alcuna fiammata, però? No, certo. Dunque, ma un colpo lo udiste? A me sembrò di udire un colpo. Cosa vi funziona meglio, sceriffo? Vista o udito? Tutte e due. Lo immaginavo. Niente altro. Ma voi non potete... E ora venga Palmer Kess. Palmer Kess, venite avanti. Giurate di dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità. Lo giuro. Vi chiamate? Palmer Kess. Conoscevate Scrub White? Oh, sicuro, benissimo. E da quando non lo vedevate? Dalla sera del delitto. Avevate trascorso con lui gran parte di quel tragico giorno. Sì, dalla mattina alla sera. No, dite adesso tutto quello che faceste quel giorno voi due. Bene, andammo prima alla sfilata dei veterani. Cenammo insieme in trattoria e poi tornammo alla festa. Va bene. Dite dove e in quali circostanze vedeste per la prima volta gli imputati. Fu mentre assistevo ad una gara con Scrub. Improvvisamente si volsero verso il mio povero amico e lo aggredirono. Ma è falso! Ma è una menzogna! Proprio! Cosa fece Scrub White? Ah, prima ne rise e poi scherzando domandò se volevano fargli la pelle. E anche nel dir ciò rideva? Oh, sicuro, lui lo disse per ridere. E quella notte, signor Kesp del delitto, diteci che cosa avete. Ecco, Scrub ebbe una discussione con me e si allontanò. Poi subito udì uno sparo. Lo udiste? Sì. Allora mi precipitai laggiù, ma quando arrivai Scrub giaceva sull'erba. E i due imputati gli stavano addosso. E il coltello era sull'erba fra i due imputati. Yeah. And where was Mr. White's pistol? It's in his holster. It went off then, while he was trying to get it out of his holster. Yeah, I guess it did, yeah. Thank you. Your witness? Voi siete il signor Palmer Kess? Sì. Avete un lavoro? No. Allora adesso siete a spasso? Sì. Siete a spasso da poco tempo oppure da un pezzo? Beh, e vi diverte non far niente? No, ma... Avete in vista qualche progetto di lavoro? No. Siete stanco di star senza lavorare? No, a volte mi pare che l'inattività prolungata stanchi davvero. Se siete stanco di non far niente, riposatevi. Che dico? Silenzio! Basta! Silenzio! Onore! Calma! Con questo ridicolo modo di interrogare i testi, l'avvocato Lincoln riesce forse a divertire alcuni suoi amici, ma vi assicuro che sta recando grave offesa alla serietà e all'intelligenza di tutti i giurati. Voi divagate troppo, Lincoln. Chiedo scusa, vostro onore. Ebbene, Palmer Kess, voi e Scrub White aveste una discussioncella. Sì. Questo Lincoln che sagoma! Su che discuteste? Era una sciocchezza. Ah, era una sciocchezza. E ce la volete dire, questa sciocchezza? Va bene. Se ci tenete a saperlo, discutevamo di politica.
Avevate tempo da perdere. Io sostenevo semplicemente che come uomo politico voi valete molto più di Douglas. Scrub invece diceva che non valete una cica. Bene, signor Kess, avevate ragione di dire che era una sciocchezza. Per conto mio, potete andare. Vostro onore voglia concedermi ora interrogare una persona la cui deposizione non potrà giuridicamente considerarsi testimonianza. Tuttavia, le sue dichiarazioni ci aiuteranno a identificare colui che si è reso colpevole dell'esecrando delitto che tanto ha turbato il nostro animo. Signora Abigail Clay. Signora Clay. L'ho ucciso io. No, io. Ma... Signora Clay. Giurate di dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità. Sulla Bibbia. Giurate. Lo giuro. Sedete. Voi siete la madre di Adam e Matt Clay, hm? E amate molto, non è vero? E naturalmente fareste tutto per salvarli. Ne sono certissimo, signora Clay. Voi foste presente al tragico fatto, se non erro. Li ho visti azzuffare. No, no, voi non dovete aver paura di me. Io non sono un vostro nemico. E seguo trepidante la sorte dei vostri figli come ogni altro essere umano. So con quale strazio voi state qui fra noi e sperando di lenirlo, io sono pronto ad offrirvi la vita di uno dei vostri figli sempre che vogliate decidervi a dirci quale dei due uccise Scrub Wilde. Non interrompete, signor Lincoln. Lei parlerà. Non posso. Signora Clay, voi credete in Dio? Voi vi ricordate di aver fatto poco fa un giuramento sacro su questa Bibbia? Perciò voi parlerete. Impossibile. Io non posso. Signora Clay, dubito che voi vi rendiate conto della gravità della situazione. Poiché i vostri figli sono indistintamente accusati di delitto e si potranno essere giustiziati tutti e due. Ma non so niente. Io non dico niente. Non capite che se volete salvare la vita di uno dei vostri ragazzi dovete decidervi a dire chi ha ucciso Scrub Wilde? No. No. No! Non sapete che la corte può costringervi a rispondere? E che potreste finire anche voi in prigione, poiché il vostro silenzio sarà giudicato come complicità? E che questo ostinato silenzio può condurre tutti e due i vostri ragazzi alla morte? Non sapete! Io pongo. Vostro onore, devo protestare contro questo tentativo di costringere una madre a scegliere il figlio che dovrà essere impiccato. È inumano, è idiota pretenderlo. Fareste meglio a studiare il codice
invece di proprio. Ma qui non è soltanto questione di codice. Basta solo un po' di buon senso unito a una briciola di psicologia. Prendete qualunque madre, vostro onore. Credete che non si comporterebbe così? Ecco, guardatela. Essa è un'anima dolce, buona, semplice. Se non sa leggere e scrivere, sa però amare i suoi figli. E quanto? Ho visto mamma Clay esattamente 3 volte soltanto, signori giurati. Eppure di lei so ormai tutto. La conosco perché ho visto moltissime donne come lei lavorare nei campi, cucinare, vegliare in ansia un povero bambino ammalato. Donne che parlano poco e lavorano molto, che non chiedono niente e danno tutto. E vi assicuro che nessuna di queste donne risponderebbe alla domanda che è stata rivolta qui. Mai. Anche mia madre avrebbe fatto proprio come voi, mamma Clay. E sarebbe morta lei piuttosto di accusare uno dei suoi figli. Non rispondete. La pubblica accusa accoglie senz'altro la richiesta della difesa e rinuncia alle dichiarazioni della signora Clay. Ma dovremo udire di nuovo l'altro testimone di questo efferato delitto. Torni Palmer Kess, per favore. Signor Kess, dove eravate durante il fatto? Ero lì, a 50 metri. E vedeste proprio coi vostri occhi? Sì, io vidi tutto. Silenzio! 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 E perché non l'avete mai detto? Nessuno me l'ha chiesto. Vi siete confidato con altri per caso? No, signore. Certo. Certo. Per non fare impiccare nessuno. Ed è la sola ragione della vostra riluttanza a illuminare debitamente la giustizia. Sì. Perché parlate ora? Ora capisco che se non mi decido a parlare, li impiccano tutti e due. Signor Kess, nonostante fosse notte, potevate vedere bene da una 50 di metri. C'era la luna. La luna. Ah, certo. E riusciste a vedere quale dei due uccise White? Sì, lo vidi. Gli imputati si alzano. Ora, signor Kess, dite quale dei due colpì e uccise Scrobuai. Il più alto dei due. È falso! Assassino! Sì, a morte! Assassino! A morte! A morte! Silenzio! Silenzio! Faccio sgomberare! Silenzio! Mi sospetti! Vostro onore, nessuna obiezione. Sceriffo, portate via gli imputati!
cella, vero, Matt? Mi dispiace, ma dovete andare via, è tardi e i ragazzi devono riposare. Parlavate del vostro programma politico, Douglas. Vi ascolto. Buonasera, giudice. Una cosa importante. Lincoln, è contrario ad ogni principio, ma voglio parlarvi come un vecchio amico. Coraggio, mi interessa. Non offendetemi, eh? Ma vedete, Lincoln, non vi sembra che un avvocato più esperto al vostro fianco potrebbe aiutarvi molto? Sarebbe come invitarmi, mio caro giudice, a sloggiare. Vi suggerisco solo di assicurarvi un aiuto. L'avvocato Douglas, per esempio, dato che Douglas ha molta più esperienza di voi. Sono molto spiacente, ma non posso dividere con altri la responsabilità che ho assunto. Bene, ascoltatemi. Lasciate che il solo colpevole paghi. Soltanto in questo modo l'altro riuscirà a cavarsela. Grazie della vostra offerta. Ma non mi lascio tentare. Gioco il tutto per tutto e non abbandonerò questa tragica partita finché mi resterà una carta da giocare. Ma, giovanotto, voi li farete impiccare tutti e due se continuerete ad ostinarvi ancora. Eh sì. Ma sento che devo far così. Buonasera, giudice. Lincoln. Vostro onore, la difesa chiede un chiarimento sulla deposizione resa ieri dal teste Palmer Case. Palmer Case! Lincoln perde il tempo. Lo richiama. Ma perché lo chiama ancora? Signor Case, ieri identificaste Matt Clay come autore del delitto. Sì, è vero, è così. Voi siete certo? No, altro che, sicuro. Allora non c'è dubbio. Voi eravate a una cinquantina di metri di distanza. Sì, presso poco. Siete abbastanza pratico del posto? Sì, signore. Volete dircene qualcosa?
Beh, ho un piccolo spiazzo. Alberi? Sì, molti. Dove sono? Beh, sono tutti intorno allo spiazzo. E vedeste al di là degli alberi? No, signore. Stavo già fra gli alberi mentre vedevo la lotta. Ah, è così. È da supporre che lo spiazzo fosse illuminato dai barili accesi. No, signore. A voi vedeste bene. Ho detto che c'era la luna, signor Lincoln. La luna? Sì. E senza la luna non potevate vedere niente da 50 metri. No, certo. Ma la luce c'era. Ma vi ho detto di sì, diamine. Ma a cosa vuole arrivare? Ed ora vi siete deciso a parlare per impedire che venga impiccato un innocente. E per non farli impiccare tutti e due. Ebbene, vi dovremo una certa gratitudine. Potete andare. Nessuna replica, vostro onore. Signor Kess, a proposito, c'è ancora una piccolezza da chiedervi. Kess, cosa avevate contro White? Più niente. What'd you kill him for, then? Ma io non so cosa vogliate dire. Lo sapete. Guardate. Merita un'occhiata. È un modesto almanacco. Coraggio, guardatelo, guardatelo bene. Vi dice tutto sulla luna. Era precisamente al primo quarto quella notte. E tramontò alle 10:21, 40 minuti prima che avvenisse il delitto. Così è escluso che vi fosse la luna, non è vero? Avete mentito, Kess. E non taceste per salvare quei due ragazzi. Taceste per salvare la vostra pellaccia. È così, non è vero? No, non è... Perché mentite ancora? Ma mentite voi. Non negate. È chiaro. Chiaro come la luce del sole ormai. E vi illudete ancora di ingannarci. Ma io non riesco a capirvi. E allora vi rischiarirò io le idee. Quella sera voi litigaste con Scrob White. Ma non litigaste per la politica. Fu un litigio violentissimo, ma non parlaste affatto di politica. Ma se di politica no, dico, ma no, litigaste per interesse. E succedeva spesso. No. Abbiamo anche dei testimoni. Ormai vi ho in mano. No, no. E posso affermare che aspettavate il momento per uccidere White. E ve lo dimostrerò. No, non potrei. Voi eravate debitore di Scrob White. No. So che odiavate mortalmente Scrob. Siete pazzo. Scrob era mio amico. Forse. Resta una sola cosa da fare. Spiegare subito alla corte come compiste il delitto, se volete degnarvi di spiegarlo. Mai. E allora lo spiego io. Voi, nascosto tra gli alberi, seguiste la lotta e al colpo accorreste quando Scrob era ancora vivente. No. C'era sull'erba il coltello di Matt e vi balenò l'idea di ucciderlo. No. Raccoglieste da terra il coltello e siccome nascondevate il corpo di Scrob, no, lo colpiste, no, gli vibraste il colpo alla schiena. No. Ognuno di voi due, Matt e Adam, sa di non aver ucciso, ma crede che sia stato l'altro. E persino la madre sospetta di uno di essi, ma se lo dicesse, gli metterebbe la corda al collo. Voi l'uccideste. No, io no. E negate. No. Ma non vi crederà più nessuno. Giudice, questo fosco delitto è impresso indelebilmente sul vostro volto. Non tarderete a confessare. No. È così. No. È così. Dovrete confessare il vostro delitto. Dite su. Io non volevo ucciderlo. Avevo bevuto molto, ero ubriaco. Ma non volevo ucciderlo. Avevo bevuto molto, non volevo. Non c'è altro, vostro onore. Ho finito. Signor Lincoln, vi ammiro molto. Vi ringrazio.
Signor Lincoln, congratulazioni. Grazie, signor Douglas. Ieri feci sul vostro conto delle critiche che ritiro pubblicamente. E con lealtà vi prometto che da questo momento saprò comprendere meglio il vostro valore. Ebbene, io sono certo che ambedue potremo conoscerci meglio in avvenire. Addio. Corri, ave! La gente ti acclama! Mia affettuosa devozione vi seguirà sempre. Son certo che non ci dimenticheremo. Arrivederci. Grazie, signor Lincoln. Tante grazie. Arrivederci. Vi dobbiamo tutto, ma possiamo darvi poco. Tante grazie. Siete molto gentile. Buona fortuna! Avanti! Su, andiamo. Avremo di voi un ricordo incancellabile, signor Lincoln. E tu non torni, Abe? No, io voglio camminare. Voglio andare avanti. Thank you.